buongiorno a tutti. Io vi chiedo scusa per la voce già da subito, spero regga tutta la durata di questo incontro e anche quello di domani, spero. Mi sono attrezzato con qualcosa che può forse aiutarmi a mantenerla più viva possibile. Vi ringrazio, siete tantissimi, non pensavo fosse così interessante come argomento. E, allora, io comincerei facendovi una breve presentazione del lavoro che l'associazione ha fatto in questo ultimo anno e mezzo, in particolare, perché poi comunque vedrete il lavoro non parte un anno e mezzo fa, ma parte molto prima, per farvi vedere cosa è stato fatto per il lavoro stato fatto con da una parte il legislatore e dall'altro con l'Agenzia delle Entrate per arrivare alla definizione del provvedimento famoso del direttore dell'Agenzia delle Entrate di cui vi parlerò più tardi. Allora, la questione della certificazione dei corrispettivi, o meglio della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, nasce nel 2008. Se lo ricorderà bene il past president Vincenzo Scrigna, che in quel periodo aveva affrontato anche lui insieme al consiglio direttivo questa finanziaria del 2008, che per la prima volta aveva introdotto il concetto, appunto, vi dicevo prima, di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi. Parto dal 2008, non vi spaventate, arrivo subito al 2014, da quando c'è stata la pubblicazione della delega fiscale. Per cui vedete che già nel 2008 il governo aveva previsto che il settore della distribuzione automatica fornisse una certa sicurezza su quelli che erano i dati dei corrispettivi. Nel 2008 però cosa è successo? Il settore, da una valutazione fatta anche dal consiglio direttivo di allora, il settore ovviamente non era pronto, cioè in quel momento, nonostante il vending sia un settore estremamente caratterizzato da un'alta tecnologia, ovviamente in quel momento sarebbe stato un passaggio troppo repentino e troppo forte per tutto il settore, per cui l'associazione aveva diciamo in quel momento pensato fosse più opportuno agire da un punto di vista politico-legislativo e cercare di far abrogare quelli che erano questi quattro commi della finanziaria di allora, e così è stato fatto. Per cui con il decreto legge del 2008, 185, dal titolo sono quei classici decreti dove rientra un po' di tutto, misure urgenti per il sostegno alle famiglie, lavoro, occupazione, imprese, per disegnare in funzione di anticrisi il quadro strategico nazionale. Tra questi, come vedete, l'articolo 16 riportava che l'articolo 1 della finanziaria, questa è la legge 24/12/2007/244, la finanziaria per il 2008, i commi da 363 e 366 sono abrogati. Quindi in quel momento il risultato era stato raggiunto per salvare una situazione di quel momento. Sapevamo però che da diversi colloqui avuti anche in ambito istituzionale, che questo argomento comunque interessava molto l'amministrazione fiscale, per cui comunque eravamo consapevoli che questo tema, questa richiesta sarebbe prima o poi ritornata in qualche provvedimento normativo, e consapevoli di questo, e tra l'altro questo confermato anche dalla ripresa dell'argomento in diversi organi di informazione, come ad esempio il più importante, perché più importante a livello fiscale, perché quello dell'Agenzia delle Entrate Fisco Oggi, questo argomento era stato ripreso già nel 2012. Per cui già dal 2008 Confida, fatta abrogare la parte della finanziaria che prevedeva questa memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi, aveva cominciato a lavorare con le proprie commissioni, sia fiscale che tecnica, per individuare una soluzione che potesse essere applicata al settore, ma che fosse la linea guida, perdonate, di queste commissioni era di individuare una soluzione che fosse la meno impattante per le imprese di gestione.
e si è cominciato a lavorare cercando di capire che tipo di strumenti potevano essere introdotti o che tipo di soluzioni potevano essere adottate. Si era arrivati, allora questi sono, vado anche abbastanza veloce a questa parte che magari è un po' più... le commissioni, come ho detto, l'obiettivo era quindi di offrire al Ministero un sistema che permette un monitoraggio degli incassi del vending sufficientemente affidabile per il periodo necessario alla definizione, realizzazione e installazione di nuovi sistemi di vendita certificati. Si è lavorato per qualche anno e nel frattempo, nel 2014, è stata pubblicata la cosiddetta delega fiscale. La delega fiscale, adesso perdonate la terminologia, il linguaggio poco tecnico e poco giuridico, la delega fiscale è un elenco di argomenti che il governo deve sviluppare, ovviamente delega fiscale in campo fiscale. Tra questi, oltre alla revisione del sistema del catasto, oltre alla revisione di alcune attività specifiche, la delega fiscale ha previsto l'articolo 9, rubricato rafforzamento dell'attività conoscitiva e di controllo, alla lettera G indica che il governo deve prevedere specifici strumenti di controllo relativamente alle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici. Ora, io farei una prima considerazione, se per poi spiegarvi qual è il motivo per cui si è intrapresa quella strada. Se nel 2008 si poteva ancora affermare o affrontare l'autorità finanziaria dicendo che il settore non era pronto, anche a livello magari tecnologico, ad affrontare questo tipo di previsione, nel 2014 voi comprenderete benissimo e meglio di me che era un pochino più difficile, cioè si rischiava di non essere credibili come associazione di categoria, dire che il settore non aveva le possibilità tecniche di affrontare questo tipo di previsione normativa. Per cui appunto sulla scorta anche dei lavori fatti negli anni precedenti con le commissioni fiscale e tecnica sull'individuazione di una soluzione, si è deciso di portare avanti l'implementazione di questa previsione della delega fiscale. Delega fiscale per cui creazione di un decreto attuativo e quindi dal decreto attuativo creazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. Questi sono i macro passaggi di questo percorso. Parto dal primo per farvi capire qual è stato anche il percorso seguito dall'associazione, che è appunto la creazione del decreto attuativo per l'attuazione di questa previsione della delega fiscale. Allora, intanto avevamo fatto un lavoro preliminare con gli stati generali del vending del 2014, dove già avendo la soluzione predisposta dalla commissione fiscale e dalla commissione tecnica di confida, abbiamo invitato in questa occasione le istituzioni, e nello specifico questo è l'elenco delle persone che erano presenti, quindi vedete che erano presenti l'onorevole Capezzone, che al momento era il presidente della sesta commissione finanze della Camera, il senatore Marino, il dottor Ferri, che al momento era sottosegretario di Stato della Giustizia, e l'onorevole Casero, che tuttora è il viceministro dell'Economia. In particolare poi, vi racconterò più tardi, in tutta l'operazione a livello di creazione del decreto attuativo sono stati di particolare aiuto da un punto di vista istituzionale sia l'onorevole Capezzone che il viceministro Casero, che hanno compreso fin dall'inizio quali erano le problematiche che avrebbero affrontato il settore, hanno capito subito che l'associazione era ben disposta a venire o comunque a discutere una soluzione possibile per il settore, per cui loro si sono fatti anche da tramite per poter veicolare le nostre richieste sia a livello legislativo che a livello poi diciamo tecnico con l'Agenzia delle Entrate. Per cui già in quell'occasione, adesso la faccio molto breve anche perché probabilmente qualcuno di voi ha già sentito questa mia presentazione e qualcuno era anche agli stati generali, quindi non voglio annoiare, lo faccio per un passaggio dovuto e necessario. Allora, il primo passaggio che abbiamo fatto agli stati generali è stato dire: signori, guardate che voi state portando avanti una normativa che in realtà nel resto del mondo, possiamo dire, poi vi dirò perché, non è di primario interesse
per le amministrazioni finanziarie. Infatti, grazie alla, voi sapete che Confida fa parte ed è associata all'Associazione Europea del Vending, e chiaramente tramite l'associazione EVA, Associazione Europea del Vending, ha dei contatti diretti anche con l'associazione statunitense e l'associazione giapponese. Attraverso questi contatti siamo riusciti a chiedere a loro se nei loro rispettivi paesi fosse in lavorazione, fosse previsto a livello legislativo una normativa simile. E questo è stato il risultato. Adesso voi vedrete, ve li faccio scorrere molto velocemente perché è inutile poi andare, e perché tra l'altro questa è una presentazione che bisogna anche contestualizzare, è una presentazione del 2014, quindi in qualche caso qualcosa è cambiato, non di molto, ma qualcosa è cambiato. Vedrete dei fumetti comparire verdi che in realtà indicano dove, i paesi dove in realtà non era previsto in quel momento una normativa di questo tipo. Quindi gli Stati Uniti no, non avevano detto che non erano in lavorazione, il Giappone nemmeno, quindi questa era la parte, diciamo, a livello mondiale. In Europa invece, in Austria non c'era, questo dai contatti che abbiamo avuto con loro non c'era, in Francia nemmeno, in Germania nemmeno al momento, in Polonia neanche, Spagna nemmeno, Russia meno ancora, Svezia neanche, Romania nemmeno, ora vedrete in Inghilterra nemmeno. Gli unici due casi al momento erano Ungheria, dove stavano adottando una soluzione simile a quella che è stata adottata in Bulgaria, ovvero quella della famosa black box, fiscal box, come la volete chiamare, all'interno di ogni singolo distributore. In Ungheria la stavano per applicare in quel momento. In questo momento, vi dico la verità, non so come è andata a finire, perché loro al momento avevano solamente registrato i distributori su un sito governativo, pagando comunque una certa tassa, diciamo, anche per la registrazione di ogni distributore, e stavano aspettando di ricevere istruzioni ulteriori per l'installazione della black box. Invece in Bulgaria, come sapete, la black box è stata applicata, ma sapete forse meglio di me, il mercato bulgaro è un mercato piuttosto moderno, di macchine piuttosto moderne, e un mercato che confronto al mercato italiano è piuttosto piccolo. Quindi noi abbiamo detto: signori, guardate che questa è la dimostrazione che, se guardate un colpo d'occhio, non è una delle priorità a livello europeo questo tipo di normativa. Qui poi erano alcune considerazioni nel momento. Dopo avergli detto: guardate che a livello europeo questa cosa che voi volete portare avanti non è di particolare interesse, abbiamo allora mostrato qual era la soluzione che al momento avevamo individuato come, vi dicevo prima, come commissione fiscale e come commissione tecnica dell'associazione. E gliel'abbiamo presentata in questo modo. Gli abbiamo detto: questa è la situazione in Italia, c'è la delega fiscale che dice di fare così, come vi dicevo prima, cioè quindi di prevedere strumenti, specifici strumenti di controllo relativamente alle cessioni di beni effettuate attraverso i distributori automatici, e questa era la situazione in Bulgaria, quindi l'applicazione, l'installazione di una black box all'interno di ogni macchina. La dimostrazione è venuta in questo modo: guardate che se voi volete applicare una soluzione bulgara, non guardate questi dati, non sono quelli di stamattina, questo va, come vi dicevo prima, contestualizzato, sono i dati della presentazione 2014, ma giusto per darvi un ordine di grandezza, si parlava di circa 700.000 sistemi di pagamento, stiamo parlando delle macchine dotate di sistemi di pagamento che sono quelle che sono soggette, erano potenzialmente soggette a questo tipo di normativa. Quindi gli abbiamo dato una dimensione di quello che poteva essere il parco di strumenti soggetti a questa normativa. Gli abbiamo detto: secondo questo numero, guardate che però questi sono i costi, dividendo, vedete che è diviso per A, B e C, i casi sono macchine aggiornabili, quindi in cui io posso installare una black box senza fare particolari lavori, B, macchine che io posso aggiornare, ma le posso aggiornare non sul campo, cioè quando sono installate, ma le posso aggiornare solo quando sono nel mio laboratorio o nella mia officina in azienda, e C, le macchine che io non posso assolutamente aggiornare. Questo, vedete dopo, successivamente, i costi per queste attività sono A, quindi non meno di 8 milioni di euro per l'aggiornamento di quelle che sono aggiornabili sul campo, 9 milioni per un totale che andava oltre i 220 milioni, escluso poi il costo dell'acquisto della mera scatola nera, della black box, da inserire nelle macchine.
qui alcune considerazioni, e questa era lo schema iniziale che noi abbiamo presentato alle istituzioni della soluzione individuata dalle commissioni di confida. Quindi vedete che dalla iniziale linea guida individuare una soluzione per le aziende di gestione che non fosse particolarmente impattante da un punto di vista anche economico e diciamo anche da un punto di vista strutturale, si è individuato una soluzione che passa per il prelevamento dei dati, perché si era già considerato che tutti i gestori più o meno recuperano o comunque prelevano tantissimi dati dai sistemi di pagamento o dalle macchine, in base a come sono configurate, e tra questi dati sicuramente ci sono anche quelli che possono interessare all'Agenzia delle Entrate. Per cui gli abbiamo detto, noi i dati già li raccogliamo dalle macchine, quindi noi potremmo procedere in questo modo, prendere i dati dalle macchine con i sistemi, qui vedete è raffigurato un palmare o delle chiavette, ma su questo vi assicuro che è stato portato avanti un discorso di ricomprendere tutti quelli che sono gli strumenti utilizzati nel settore per recuperare i dati dal sistema di pagamento, e una volta recuperati da qui l'invio all'Agenzia delle Entrate. Ora, questa è stata la presentazione della soluzione agli Stati Generali, qui siamo ancora nel 2014. Dopodiché, una volta uscita la delega fiscale, che sono iniziati i lavori per la preparazione del decreto attuativo della delega fiscale, Confida ha intrapreso la strada di agire a livello legislativo e a livello politico e, come vi dicevo prima, insieme all'onorevole Casero e all'onorevole Capezzone, grazie a loro siamo stati anche invitati come associazione all'audizione per la creazione dei pareri consultivi delle Camere, delle commissioni delle Camere, per il Governo, per la redazione del decreto finale. In quell'occasione, farei subito una considerazione, il fatto di essere invitati come associazioni insieme a tutte le altre categorie a un'audizione parlamentare per presentare le richieste di una categoria fa immediatamente capire il livello di accreditamento che l'associazione ha raggiunto a livello anche politico-legislativo. Noi in quell'occasione abbiamo presentato anche una nota che conteneva la formulazione dell'articolo che avrebbe riguardato la distribuzione automatica. Questo è avvenuto il 20 di maggio 2015. Il 7 di luglio 2015 riceviamo informazione in questo caso dall'onorevole Capezzone, che ci dice che il testo da noi proposto è stato inserito, ne abbiamo avuto poi la conferma perché abbiamo controllato anche sul sito della Camera e ci sono tutti i documenti dei lavori preparatori, abbiamo ricevuto la conferma che il testo da noi proposto è stato presentato e accettato così com'era. Per cui, per chi fa questo a livello professionale, chi ci ha seguito anche, ci ha sottolineato che effettivamente questo è un risultato molto raro, che prendano comunque così com'è una proposta derivante da una categoria. Quindi questo è l'ottimo risultato raggiunto da un punto di vista legislativo. Il 18 di agosto 2015 è stato pubblicato il decreto 127 del 2005 e all'articolo 2 è stato, adesso qui vi stato questa una parte che io ho inserito nella presentazione giusto per farvi vedere la comunicazione che è stata fatta dall'associazione su tutti i passaggi che io vi ho detto fino adesso. E tra l'altro questo lo faccio perché in realtà nei mesi scorsi, durante questa grandissima attività, purtroppo abbiamo ricevuto segnalazione anche sul territorio, qualcuno non ricevendo informazioni sosteneva che l'associazione non stesse lavorando e stesse un po' con le mani in mano aspettando che qualcuno decidesse una soluzione per il settore che sarebbe stata imposta da qualcuno che non lo conosce. Questa attività di comunicazione invece io ve la voglio molto brevemente, senza stare sui contenuti, mostrare, perché per dimostrare che
È stata fatta attività di comunicazione. L'unica cosa che vi chiedo è di capire che, considerati gli interlocutori, considerato l'argomento, purtroppo non era facile spesso dare delle informazioni dettagliate, perché spesso gli incontri erano interlocutori, spesso richiedevano un minimo di riservatezza, spesso richiedevano anche insomma, che le notizie non fossero diffuse così ampiamente. Per cui la difficoltà anche da parte nostra di comunicarvi quello che è stato fatto in ogni passaggio. Però ecco, questo comunque vi dimostro che è stato fatto dall'associazione. Qui è la nostra prima circolare, quando dicevamo che avevamo il testo definitivo, e questo è il testo definitivo. Io spero che si legga. Io ho evidenziato in retto il comma 2, che è quello che interessa a noi, per cui a decorrere dal 1 gennaio 2017 la memorizzazione elettronica, adesso lo leggo perché voglio poi soffermarmi su un paio di passaggi fondamentali di questo testo. A decorrere dal 1 gennaio 2017 la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, quindi vedete che è tornato ancora lo stesso wording, quindi memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, di cui al comma 1, sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici. Al fine dell'assolvimento dell'obbligo di cui al precedente periodo, nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, di cui al comma 4, sono indicate soluzioni che consentono di non incidere sull'attuale funzionamento degli apparecchi distributori e garantire, nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la sicurezza e l'inalterabilità dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli operatori. Allora, intanto, appunto, vi dicevo prima, vedete che è tornato il concetto di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica. Stiamo parlando di procedure che vengono solo a livello elettronico. Obbligatorio, quindi l'obbligatorietà per tutte le aziende di gestione. Al fine dell'assolvimento dell'obbligo di cui al precedente periodo, il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. Io qui mi soffermo sul provvedimento, che è quello previsto dal comma 4. Il comma 4 dice che l'Agenzia delle Entrate, sentite, io perdonate, non lo leggo benissimo da qua, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, sentite le associazioni di categoria, nell'ambito di forum nazionali della fatturazione elettronica, istituiti in base, sono definite le informazioni da trasmettere. E qui è questo a cui fa riferimento. Quindi, pubblicato il decreto, quello che vi dicevo prima, allora le due strade, quella legislativa conclusa, quella legislativa prevede che si parta con una fase più tecnica, quindi definizione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. Perdonate ancora qui il linguaggio poco tecnico. La normativa, il decreto, dice che cosa bisogna fare. Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate dice come deve essere fatto. Per cui noi, pubblicato il decreto al 18 di agosto, il 13 di settembre eravamo già al primo incontro con l'Agenzia delle Entrate, che avevamo già incontrato precedentemente per, diciamo, mettere le basi per quello che poi è stato il lavoro che è stato fatto da settembre ad oggi, settembre dell'anno scorso ad oggi, portando anche il direttore dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate in una società di gestione, facendogli vedere tutti gli strumenti che vengono utilizzati nella distribuzione automatica per il prelevamento di dati, facendogli vedere come funziona una gestione. E io vi dico onestamente che, prima di raccontarvi quali sono stati i lavori, quali sono stati i passaggi, devo fare un complimento, dei complimenti alle persone che hanno partecipato, indicate dal direttivo, che hanno partecipato a questi incontri con l'Agenzia delle Entrate, perché secondo me uno degli aspetti più importanti, che sembrano di poco conto, ma in realtà è sicuro che, avendoli vissuti in prima persona, sono stati secondo me uno degli aspetti decisivi di questa cosa, è la loro capacità di essere riusciti a modificare la loro impostazione iniziale. Cioè, l'Agenzia delle Entrate era convinta che si potesse applicare to cure la disciplina dei registratori di cassa, mentre queste persone che hanno partecipato sono riuscite sin dal primo incontro a fargli capire che siamo un mondo totalmente diverso. Siamo un'altra cosa, il vending ha una sua realtà, ha degli strumenti tecnologici forse anche più avanzati di quelli dei sistemi dei registratori di cassa, però chiaramente non nasce come un registratore di cassa, deve essere adattato in qualche modo. Quindi da qui abbiamo iniziato a lavorare per applicare quella soluzione che vi facevo vedere prima, che abbiamo presentato agli Stati Generali. Quindi il prelievo dei dati, che detto così sembra molto semplice, in realtà non è stato, da un punto di vista tecnico, così
semplice, così lineare. Per cui, ripeto, dicevo, da settembre 2015 sono partiti i lavori con questa commissione dell'Agenzia delle Entrate, composta da funzionari dell'agenzia del settore accertamento e tecnici di Sogei. Sogei, voi sapete che è il braccio tecnico, il braccio informatico dell'Agenzia delle Entrate, sono quelli che predispongono i software per l'Agenzia delle Entrate. Da qui, adesso questi poi sono altri aggiornamenti, comunque rimarrei su questo. L'altro passaggio che io volevo sottolineare del testo della norma è fondamentale, tra l'altro, è che con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate di quel comma 4 sono indicate soluzioni che consentano di non incidere sull'attuale funzionamento degli apparecchi distributori. Questo è stato un passaggio fondamentale che ci ha permesso di non sostituire a breve il parco macchine installato, perché gli abbiamo detto: guardate che dobbiamo trovare una soluzione che permetta alle aziende di gestione, chiaramente nei limiti della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica di questi obiettivi, di utilizzare gli strumenti che già sono in utilizzo nel settore sul campo. Per cui da qui si è partiti a, come dicevo prima, ad analizzare gli strumenti presenti nel settore. Siamo riusciti, bene o male, sono riusciti, la Commissione è riuscita a far digerire più o meno tutti gli strumenti che vengono utilizzati nel settore per il prelevamento dei dati. C'è stato un passaggio fondamentale, che io ritengo fondamentale, questo è avvenuto a novembre dell'anno scorso, quando in realtà, dopo già il terzo incontro, l'Agenzia delle Entrate non veniva avanti con una proposta. In realtà lì probabilmente è stata, non dico leggerezza, però magari l'abbiamo capito dopo un mese e mezzo, però finalmente abbiamo capito, e da un'intuizione anche del Presidente, abbiamo cominciato a chiedere ai nostri produttori di software, di sistemi di pagamento: signori, se l'agenzia, che tra l'altro non conosce il nostro settore, non viene avanti con una proposta, perché non cambiamo la strategia e giochiamo in attacco? Proponiamogli noi qualcosa. Siamo noi che conosciamo il settore. Perché dobbiamo aspettare che loro propongano qualcosa che arrivi dall'alto? Ci è voluto un pochino per impostare questa nuova strategia, ma già al metà dicembre si è riunito il primo gruppo di produttori di sistemi di pagamento per l'individuazione di una soluzione da proporre all'Agenzia delle Entrate, una soluzione per rendere sicuri questi dati sui distributori automatici. Così hanno fatto anche i produttori di sistemi software, si sono trovati, hanno individuato una possibile soluzione da applicare, soluzioni che sono state tutte presentate, poi a gennaio ci si è ritrovati, finalmente la Commissione, dopo l'aveva già chiesto più volte, ha chiesto e ha ottenuto che l'agenzia, la commissione di cui dicevo prima, composta dall'accertamento e da Sogei, incontrasse separatamente, per andare ad un'analisi più specifica e dettagliata, in un incontro i produttori di sistemi software e in un altro incontro i produttori di sistemi di pagamento e di macchine. E così è stato fatto. Il 13 di gennaio è stato questo incontro, già il 20 di gennaio c'è stato il primo incontro con i produttori di software, il 4 di febbraio c'è stato l'altro incontro con i produttori di sistemi di pagamento, sono state presentate delle soluzioni possibili. Allora, le soluzioni presentate sono, a grandi linee, delle soluzioni che prevedono una modifica hardware dei sistemi di pagamento e una modifica software. Che cosa c'è che non va in questo momento per cui è necessario questo tipo di modifica? Voi sapete sicuramente meglio di me che oggi i sistemi di pagamento e comunque le memorie utilizzate sugli strumenti che voi oggi usate sono tutte memorie riscrivibili. Qui vedo c'è anche Roberto Pellegrini, se dico qualcosa che non è giusto per favore intervieni. Sono tutte memorie riscrivibili. Questo per l'agenzia, come potete ben immaginare, è inaccettabile. Il fatto sia che siano riscrivibili, loro dicono: noi non abbiamo nessuna certezza
che i dati non possano essere modificati prima che voi li inviate a noi. Per cui, da un lato, e fortunatamente grazie all'attività fatta prima in campo legislativo, abbiamo questo articolo, per cui loro hanno dovuto in un certo senso ottemperare a quello che è indicato qui, quindi individuare delle soluzioni che consentano di non incidere sull'attuale funzionamento dei sistemi, degli apparecchi distributori e garantire però comunque un minimo di sicurezza fino alla loro normale obsolescenza. Questo di normale obsolescenza poi è un concetto su cui torniamo più avanti. Per cui la soluzione iniziale non deve incidere sull'attuale parco macchine installato. Da qui, da un punto di vista tecnico, diciamo tecnico legislativo, diciamo anche in questo caso, il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate sarà un provvedimento composto da più allegati, perché nelle fasi di lavoro è stato comunque hanno ammesso anche loro che, siccome questo è un passaggio piuttosto radicale all'interno di questo settore, sicuramente nei primi mesi di applicazione questo dovrà essere anche un po' testato come sistema, per cui anche loro dicono: teniamoci aperta la strada degli allegati al provvedimento, così se c'è da sistemare qualche situazione la possiamo anche eventualmente aggiustare con un altro documento allegato a questo provvedimento. Al momento il provvedimento prevede due allegati, uno che abbiamo ormai nella sua fase, diciamo, definitiva, che è quello che prevede la fase, diciamo, noi l'abbiamo chiamata convenzionalmente fase transitoria, fase 1, ma qui volevo cercare di farvi capire cosa si intende per fase. Non è che è una prima fase in cui si opera in un certo modo e prevede una fase successiva o diversa che opera o che prevede un procedimento diverso. Il procedimento è identico, solo che in questa prima fase, siccome le memorie sono riscrivibili, e qui Roberto ti chiedo ancora se... Siccome le memorie sono riscrivibili, la sicurezza del dato viene data, scusate il gioco di parole, dal dispositivo che preleva i dati. Nella seconda fase, che però ecco qui sono un po' più cauto perché non l'abbiamo ancora definita completamente, nella seconda fase invece la sicurezza del dato verrà già data alla fonte, quindi dal sistema master, diciamo, che può essere o il sistema di pagamento, inteso nella sua accezione più ampia, che dalla macchina nel caso di configurazione in MDB. Per cui la prima fase prevede che il prelevamento dei dati avvenga attraverso gli strumenti che voi utilizzate oggi, dovranno essere dei dispositivi adattati da un punto di vista software per la raccolta di questi dati, e questi dati verranno inviati al momento del prelievo anche all'Agenzia delle Entrate. Tutto questo prevede una fase iniziale di, che abbiamo chiamato, di censimento. Il censimento cosa si intende? Voi dovete dichiarare, allora l'Agenzia delle Entrate predisporrà e sarà pronto, credo al più tardi tra un mese e mezzo, più o meno, così sono le indicazioni che ci hanno dato, una versione di prova, di un portale governativo loro, dell'Agenzia delle Entrate, nel quale dovranno essere registrate le aziende di gestione e nel quale le aziende di gestione invieranno le anagrafiche dei distributori installati, scusate, distributori è sbagliato, dei loro master installati. Questi dialogheranno con i gestionali, perché sarà un file gestibile da un software gestionale della distribuzione automatica, e potrà essere inviato questo elenco direttamente. Inviato questo elenco, il sistema prevede che in risposta all'invio venga restituita un'etichetta da applicare sul distributore, sul master, per cui se voi avete una batteria l'etichetta va messa solo sul master. Poi se uno vuole metterla, perché non è previsto,
però se la stessa etichetta con lo stesso numero vuole essere messa anche sullo slave, questo non è richiesto in realtà, va messa solamente questa etichetta, sarà composta dal logo dell'Agenzia delle Entrate, da un QR code, voi sapete quel codice a barre quadrato univoco che identifica quel sistema di pagamento o quel master. Questo è il passaggio iniziale, per cui ecco il passaggio forse più che creerà un pochino più lavoro per le aziende di gestione in questo momento sarà l'invio dell'anagrafica e l'applicazione sui diversi master di queste etichette che identificano nello specifico quel master. Questo è il procedimento che è stato identificato nel provvedimento. Poi ecco il documento, ho ricevuto ancora comunicazione questa mattina, hanno recepito le ultime osservazioni che sono state mandate da Confida, hanno un loro passaggio interno in agenzia che prevede l'esame da parte di un loro comitato che valuta se il provvedimento non ha effetti potenzialmente contrari alla normativa sulla privacy, dopodiché mi hanno assicurato che la settimana prossima dovrebbero mandarci la versione definitiva. Versione definitiva che ho chiesto, e qui vi chiedo ancora solo qualche giorno di pazienza ancora, mi hanno chiesto di inviare in forma, insomma in un formato che specifichi che è un documento ancora riservato. Questo è un allegato del provvedimento, non è ancora il provvedimento definitivo, perché questo è quello che prevede la fase transitoria, come vi dicevo prima, il documento che prevede la fase, diciamo due, quella che rimane la stessa procedura ma prevede il blocco dei dati, la sicurezza dei dati già dalla fonte, fa parte di un allegato che noi elaboreremo insieme a loro nelle prossime, più o meno stando ai loro tempi, nelle prossime 5 settimane. Sarà pronto verso la metà di giugno e questo permetterà poi a chi produce sistemi di pagamento o macchine di poter cominciare a produrre secondo le specifiche previste a produrre strumenti che siano che ottemperino a quanto previsto nel provvedimento. Questo io avrei anche finito. Se voi avete delle domande, una domanda: quando parlate di anagrafica intendete solo il distributore o il sistema da pagamento, non l'indirizzo, non questo qua. Anche l'indirizzo. Questa c'è una grande confusione. Allora, questo forse è una cosa che potrà farvi piacere, perdonate, non l'ho detto prima, anche perché in realtà è ancora una fase, è in fase ancora di elaborazione questa cosa. Questo sistema di portale ufficiale dell'Agenzia delle Entrate, abbiamo chiesto che se le aziende di gestione provvederanno a questo censimento, a questa dichiarazione su un sito ufficiale della pubblica amministrazione, indicando i dati di dove è installato il distributore, allora a quel punto togliete tutte le altre comunicazioni previste dal decreto Bersani, dalle leggi regionali, e quelle sanitarie, perché allora a quel punto quello diventa il database della pubblica amministrazione per individuare dove sono i distributori. È chiaro, bisognerà creare dei filtri di accesso a questo portale, perché anch'io, semplice consumatore, se vedo una macchina con un QR code col mio telefono posso vedere se il distributore è effettivamente dichiarato oppure no. Per cui io, che sono un semplice consumatore, non avrò tutte le informazioni che ha l'Agenzia delle Entrate, ma la stessa amministrazione comunale non dovrà avere tutte le informazioni che ha dovrà solamente vedere. Adesso questo, però vi ripeto, come dicevo prima, mi fermo perché è ancora una cosa in lavorazione. Abbiamo già avuto però la massima disponibilità anche da parte dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate, che chiaramente dicendo non siamo noi l'amministrazione deputata a
gestire questa cosa, ma sicuramente se voi intraprendete il percorso, e questo vi assicuro, mi è stato assicurato anche all'ultimo incontro che abbiamo fatto, parlate con noi e vi portiamo noi poi al Ministero per spiegare come funzionerà questo portale. Per cui direi che questa potrebbe essere, per chi la vede come un'attività, una novità che sicuramente porterà qualche confusione, problema, però comunque è un qualcosa che è stato gestito, direi, dalla Commissione in modo direi ottimo. Per cui questo è... Prego. Per chi ha negozi di servizi automatici, H24? Vale anche per loro. No, non necessariamente un modem. Lei dovrà prelevare i dati dai suoi distributori del negozio automatico e dipende che tipo di... Questo noi abbiamo chiesto che possano essere utilizzati tutti gli strumenti. Io... Un telefonino. Sì, con qualunque strumento sia possibile prelevare i dati dal sistema di pagamento. Perdonate, io cado sempre dal sistema master, però sì, comunque anche dai negozi. Non ho capito, perdoni. Esiste un minimo di macchinari posseduti per entrare nella categoria, o se uno per dire due macchine, due palestre per avere... No, quello no. Scusa, una domanda, sì. Ma questi qua corrono, una volta entra in vigore la legge, ci daranno poi una tempistica, nel senso che da quando viene in vigore la legge non è che dal giorno dopo vorranno poi qualcosa, come si dice, questo bollino in tutte le macchine, ci daranno. Allora, 20 dicembre 2016, no, quest'anno. Entro il 16 dicembre 2016 voi dovete. Allora, il portale sarà disponibile, allora, sarà pronto in una fase di prova, per una prima prova, intorno dalla metà a fine giugno. Allora si potrà cominciare a fare delle prove di invio, vedere che cosa arriva, insomma anche loro devono fare dei test. Appena possibile, ma credo che questo possa avvenire immediatamente dopo l'estate, sarà disponibile. Dopodiché voi fate il censimento e riceverete subito, appena inviato il file, voi riceverete subito le etichette con il QR code. Voi a gennaio dovreste essere già pronti, così voi a gennaio siete già praticamente pronti a inviare. I vostri dispositivi invieranno già. Da un punto di vista operativo, la RD non dovrà fare nulla di diverso. Sarà solamente il dispositivo che trasmette i dati. Un'altra domanda. Se un cliente stacca l'etichetta per assurdo, un consumatore stacca l'etichetta, arriva un altro consumatore, vede che non c'è in quel caso... Ma in realtà non c'è... Nulla, perché comunque il distributore risulta già dichiarato. Il distributore comunque risulta dichiarato, è chiaro, nei limiti del possibile è bene accertarsi che le etichette rimangano sempre attaccate. Deve essere, se possibile, messa in un punto dove è difficile staccarla. Lo so, questo è... Però sostanzialmente, parlando in agenzia, quello che ha detto è che l'importante è che sia registrato, che sia censito. Se mancano l'etichetta, poi gli organi competenti hanno altri mezzi per accedere, in realtà. No. Quindi se io tecnicamente con la chiavetta prendo, prelevo il dato, vado a casa. No, a casa no. No, anche perché loro dicono, io non posso, allora, come vi dicevo prima, la fase transitoria è una fase che tiene conto del parco macchine installato. La memoria è riscrivibile e già questo, come vi dicevo prima, è un po' il punto, il nodo, è il nocciolo della questione per loro, cioè è una cosa inaccettabile. Se poi io chiedo di portarli a casa, lo dicono, no, salti un passo, cioè salti il problema del riscrivibile, perché li estrai con un dispositivo
che me li blocca, diciamo, me li cripta, è sbagliato, però forse rende l'idea, e poi li invia a me agenzia, non puoi portarli a casa. E infatti tra le varie cose che loro hanno chiesto è che con gli strumenti ormai, insomma, dobbiamo anche considerare che la tecnologia sta facendo e sta andando avanti con dei passi enormi, per cui siamo anche degli operatori, però se dobbiamo vedere se riusciamo a utilizzare la tecnologia ma in realtà non cambia, cioè, adesso le faccio l'esempio che mi è più semplice da non tecnico, ma l'operatore che opera con il palmare preleverà il dato e senza che l'operatore se ne accorga, appena prende la rete, se non addirittura davanti al distributore, se ha la rete, invierà i dati all'Agenzia delle Entrate. I dati, perdonate, sono una parte dei dati inseriti nei campi dell'EVA DTS. Quindi non. Ogni qualvolta, ogni banco di dati, magari questi dati c'è un obbligo per. No, infatti questa è una delle cose importantissime che hanno discusso, perché in realtà inizialmente l'Agenzia delle Entrate pensava di ricevere da ogni distributore ogni sera i dati, e le abbiamo detto no, questo non è possibile. Per le domande, puoi dire che diamo un microfono? Sì, se avete delle domande, adesso c'è Alessandro che cortesemente si presta a portare il microfono. Ogni volta che l'operatore va a ricaricare il distributore, ogni volta che è previsto nel famoso giro che l'operatore passi da quel distributore, tra le varie operazioni, che sono tra queste ci sarà anche quella di prelevamento dei dati al distributore, in quel momento in cui lui preleva i dati, gli dati partiranno verso il server dell'Agenzia delle Entrate. Sopra questo dispositivo che lui ha al palmare verrà indicato tutto quanto, si vede visibile? In che senso visibile, signora? Non capisco. Vede quello che c'è scritto sul palmare, cioè quello che all'agenzia. Qua chiedo a Roberto. Cioè, i dati, in poche parole, i soldi che li incassi si vedono sul palmare oppure, cioè, li vede l'Agenzia dell'Entrata? Cioè, non è che vengono visibili sul palmare. Li vede l'Agenzia dell'Entrata. Tutti. Aspetti un secondo. Dico, nel caso di una rilevazione magari errata, no? Che arriva all'Agenzia delle Entrate sbagliata, perché comunque il prelievo è, a me è capitato. Allora, ci sono diverse casistiche, diversi problemi, come la comunicazione errata o la mancata addirittura comunicazione, o non so, qualche moneta che manca, o qualche, per cui questi sono tutti aspetti e casi che con loro sono stati discussi, e anche loro più o meno sanno che il dato che arriva va pulito, il dato che arriva dovrà essere per forza pulito, e chiaramente loro non staranno a guardare la moneta che manca. Adesso se poi uno può provare che l'operazione è avvenuta anche se non c'è stato l'invio, a quel punto non c'è nessun problema, però loro sanno benissimo che i dati che riceveranno, a parte che saranno una marea di dati, e che comunque sanno che non è un dato completamente pulito, che deve essere comunque letto in un certo modo. Questo sì. Aspetta che c'è la fila. Era perfetto. No, io volevo sapere, al momento quindi voi escludete costi o comunque tasse imposte su ogni master censito, tipo non come è successo, no, in Ungheria, e non, no, non, questo non avverrà? No. Cioè, il timore è anche quello di dire io censisco 100 master, che sono 100 distributori o 100 sistemi, poi a un certo punto intervengo. Non è mai stato neanche sollevato, mi sembra. No, non è neanche mai stato preso in considerazione. Modello slot machine, per intendere. No, cioè, non è mai stato preso in considerazione questa ipotesi. Ok, grazie. Un attimo. Microfono vicino alla bocca, se possibile. Io forse mi sono perso un pezzo. Vediamo di recuperare. Io ho una gestione molto piccola, faccio tutto a mano. Non uso il palmare. Allora,
Memorizzazione, per me è un mondo nuovo quello del palmare, nel senso, io ho 40 macchine e faccio tutto a mano. Parlando, purtroppo stiamo parlando di memorizzazione elettronica, trasmissione telematica. Ma quindi, un'app sul telefonino, cioè un qualche strumento. Ma lo strumento è già previsto? Cioè stiamo parlando di strumenti già esistenti o di strumenti che sono di là da venire? Stiamo parlando di strumenti che in alcuni casi sono già esistenti, ma vanno adattati secondo le specifiche. Ok, quindi non abbiamo a oggi l'indicazione di dire quello strumento lì, quello là funzionano per fare questa cosa. Una cosa, ecco, lei la ringrazio per la domanda, perché questo mi offre lo spunto per segnalare ancora una volta, adesso ormai ci siamo, perché il documento sarà pronto e credo potrò distribuirlo con le dovute cautele la prossima settimana per spiegarvi che cosa c'è e che cosa è contenuto in questo documento. Oggi non esiste nessuno che può avere una soluzione certa, perché il documento non è ancora stato pubblicato, per cui non esiste ad oggi uno strumento. Poi sappiamo che si farà così, ma non sappiamo ancora esattamente quali strumenti verranno usati, no, eccetera, eccetera. Allora, bene o male, anche chi è tecnico e sia chi ha partecipato alle riunioni in associazione, sia chi ha partecipato agli incontri con l'agenzia, sono dei tecnici, non sono degli sprovveduti, sono delle persone che sanno che cosa stanno facendo, sanno benissimo più o meno dove si va a parare con questo tipo di soluzione, per cui possono avere individuato una strada che presumibilmente può essere, però ecco, con le specifiche definitive non è possibile, perché nessuno ha questo documento. Grazie. Prego. Due domande. Una, dunque, abbiamo la conferma che se oggi o ieri è venuto da me un fabbricante e mi dice ho il sistema, ok, ti sta prendendo in giro. No, però giustamente non è, lo so, sì. Però giustamente è una domanda da fare, perché sembra che sia girata una voce che molti hanno fatto. Ok, seconda cosa, il tracciato che loro vorranno, abbiamo già un'idea di che informazioni vogliono, cioè quanto è passato, data dell'ultimo incasso? Se non ricordo male, Roberto, sono dal campo 07 al 12. Dell'Eva DTS, l'identificativo della macchina, che è quello che c'è nel QR code, e i dati riepilogativi di vendita, per cui il venduto, no? L'incassato a moneta, per cui in contante, a chiave e con sistemi di pagamento diversi. La voce che diceva anche la posizione GPS? Anche la posizione anche GPS, la posizione in cui è stato scusate, non ho finito di rispondere prima. La posizione GPS è perché loro in questa fase, non avendo le memorie bloccate, vogliono avere quantomeno la, non diciamo la certezza, però almeno vedere che i dati sono stati inviati da una posizione che è quantomeno prossima al distributore, cioè non che io me li porto a casa e però poi glieli invio. Due ancora domande e poi basta, perché devo andare a contare i soldi. Giusto. Avete parlato di sfridi differenze, c'è già da parte loro una disponibilità, perché sappiamo tutti che poi dalla fessura passano 100 euro, quando li contiamo, e anche questa è una cosa che poi andrà risolta, me ne trovo 97, 95, 102 o 103. Io, questa è una cosa su quale... Sì, ribadisco, tutte queste cose sono stati bravi quelli della Commissione a rappresentare tutte, penso che tutte, poi adesso magari tutte le casistiche, tutte no, però la maggior parte delle casistiche presenti in questo settore, delle ipotesi che possono accadere, le hanno rappresentate tutte. Domanda molto, secondo me, molto più importante è: la macchina si guasta, o il sistema master, che lei ha definito master, si guasta. Sì. Cosa succede? Io lo cambio? Allora, dipende che operazione deve fare. Se è un'operazione che lei può fare sul campo, la fa lì sul campo, la macchina riparte. Se non la può fare, la macchina viene tolta e sostituita con un'altra che è stata registrata precedentemente all'installazione. Devo fare tutto il movimento con è loro? In realtà le dà un QR code con un altro identificativo. È come, allora, invece di fare il COM5 per il distributore, lei adesso col suo computer dall'ufficio inserisce il master che va a sostituire quello rotto, va a sostituire e mette l'etichetta. Ok. Secondo che ci sono una domanda di qua? Secondo e terzo. La
Prego. Sei tu, vero? Io ho già fatto. Ha già fatto? Okay. Secondo, adesso arriva, non so che ordine. Allora, una domanda. Lei prima parlava che fra circa un mese e mezzo è pronto il database presso l'Agenzia delle Entrate su cui diciamo inviare un portale, un portale che poi costituirà un database della pubblica amministrazione. Su cui inviare, diciamo, una specie l'inventario, il censimento di tutti i media. L'anagrafica di tutti i suoi distributori. Dei master, fondamentalmente, perché se ho tre macchine è un master. Sì, perdoni, okay, va bene. Torniamo. Quindi, per ricollegarmi a prima a quello che diceva Scrigna, che in parte ha già risposto, vuol dire che io da, diciamo, luglio in avanti, facciamo che la data è giugno, dai mesi successivi e poi anche per il proseguio, io ogni volta il mio dialogo sarà un aggiornamento, mentre adesso lo faccio in maniera massiva, no? Faccio tutto l'inventario dei master e lo invio all'Agenzia delle Entrate e mi ritorno a tutte le mie etichette da mettere. Esatto. Successivamente sarà un'attività di manutenzione collegata all'attività che svolgo di installazione e reinstallazione, una specie di dialogo online con l'Agenzia delle Entrate. E come dicevo adesso, cioè invece di fare la comunicazione all'ASL, adesso questo lo spero, ripeto e lo sottolineo ancora, dobbiamo ancora intraprendere l'attività con i ministeri. Lo faccio online, non uso più i moduli cartacei. Esatto. Il vantaggio qual è? È che se adesso qualche amministrazione per fare la comunicazione all'ASL o al comune con la SCIA mi permette di utilizzare un portale, il problema è che io ho da un comune all'altro un portale diverso. Abbiamo in questo modo noi avremo un unico portale per tutto il territorio nazionale. Okay. Per cui già questa direi un'estrema semplificazione. Grazie. Prego. Lei dice nell'attività normale successiva dal 1 gennaio, prima di installarlo è meglio farla, cioè lei inserisce, compila io mi immagino, non l'ho ancora visto io perché non credo che ce l'abbiano ancora predisposto completo, ma mi immagino una maschera con dei campi da compilare, lei inserisce i dati della macchina che deve andare a installare o sostituire, le riceve, lei le conviene farlo prima per avere l'etichetta in mano, così va, lo installa e ci mette l'etichetta. Potrebbe, se glielo chiede. Si può? Si può? Una domanda, sono qua. Sì. Volevo sapere se questi dati verranno poi utilizzati e presi in analisi o semplicemente presi e studiati così per come sono. Cioè, nel senso, se io ho una scuola che è su due piani e al piano sotto le macchine mi fanno 200 battute al giorno e quella sopra me ne fa soltanto 10... L'Agenzia delle Entrate andrà a prendere quei dati e su quello verificare la tassazione o dirà che una non è vero, che è manomessa, cioè una sorta di studio di settore incrociato? Non, onestamente non le so rispondere come posso. Ma non credo. No. Esatto, cioè non, ma comunque non è. Prima erano 700.000, le volevo rispondere, non credo che vengano a fare una disamina così, non credo, cioè, l'importante è poter dimostrare che i dati. Quindi i dati sono quelli e su quelli si viene applicata la tassazione senza giudizio. È chiaro che loro probabilmente se vedono una macroscopica differenza probabilmente le faranno qualche domanda, ma se c'è una minima differenza io non credo che vengano a fare quei dati, poi serviranno a loro per fare chiaramente degli incroci con le eventuali verifiche che faranno. Domanda, ma posso esatto. Parlare? Per quanto riguarda gli storni che tante volte si fanno dagli incassi a favore di qualcuno che magari te li chiede gentilmente o obbligatoriamente, come si riesce a gestire se una parte dell'incasso viene stornata perché te lo chiedono obbligatoriamente? Che fai? È fattura. Ho capito, ma se magari non è un soggetto a cui si può fare fatture? Allora non si può fare. Non si può fare, ma lo fanno. Lo fanno, non si può fare, diciamo, si può fare. Per abitudine una parte la storni perché te lo chiede la suora o te lo chiede questo qua. La scuola può farla. La suora. Non si può fare. Non si può fare, ma dopo sarà forse una buona cosa che nessuno lo farà più?
Esatto. No, ma è, ma che potrebbe starci che tu, che tutto è proprio per eliminare tutto queste cose, questo malvezzo nostro finisca. No, ma è proprio per eliminare questo che loro stanno facendo tutto questo sistema. Sì, sperando che poi qualcuno non trovi su questo qualche altro sistema. Io non pongo limiti alla fantasia, però. Poi una seconda domanda: se per caso uno ha venduto 2 o 3 distributori, quindi sono gestiti comunque da soggetti terzi che per qualche motivo hanno in essere la macchina e il sistema di pagamento, cosa gli si va a dire eventualmente a questi ex clienti o soggetti a cui si è venduta la macchina? Se l'ha venduto è venduto. Lui sì, ho capito, registra... ma loro cosa devono fare? Loro, cioè, chi? Mettendo per ipotesi che io ho venduto una macchina a un albergo. Un albergo, sì, che oltre alle loro cose si gestisce una macchina perché se l'è comprata. Okay. L'albergo cosa deve fare? Deve fare tutta la procedura nostra, quindi registrare la macchina. Dovrà fare la stessa attività che fate voi. E quindi è come dicevamo prima, quando il signore mi chiedeva per il negozio. Sì, ma anche per una macchina, per 2 macchine? Eh sì, anche per 1 o 2 macchine, in realtà sì. Beh, non so cosa butterà. Arrivo, eh? Quando un distributore si ferma, quando sta fermo per una settimana, sì, cosa faccio? In che senso sta fermo, perdoni? Che è rotto? Sì, è rotto. È il problema che dicevamo prima. Se lei lo deve sostituire, allora dipende che tipo di... Un conto è se lo devo sostituire, cioè io vengo con un sistema di pagamento nuovo perché si è rotto il sistema di pagamento, lo sostituisco a quello non funzionante. 2, prendo il distributore e lo cambio con un altro nuovo, oppure... Ma lei sta parlando, perdone, di un distributore... Un distributore automatico che resta collegato fermo. Al master? Sì, sì, sì. Ok. Un master, ok? Ok. Che resta fermo, sì, perché è rotto. Quindi io, invece che mandare i dati di quel distributore, non mando un bel niente, perché il distributore in quel momento è rotto. Basta, cioè, non incassa. Non incassa, non sta andando. Esatto, ma non invia i dati. Se non incassa, non invia i dati. Ok, ma il signore prima diceva, ma io ho le macchine sotto in scuola che mi fanno 200 e quelle sopra mi fanno 10, che cosa mi dice l'Agenzia delle Entrate? Ancora di più se la macchina è ferma. Cioè l'Agenzia delle Entrate cosa vuol sapere? Vuol sapere che io, quello che entra, glielo, esatto, dichiaro, glielo dico, no? Esatto. Benissimo. Grazie. Un dato, allora, va preciso nel documento, è previsto che deve essere mandato un dato almeno ogni 30 giorni, quindi c'è un limite massimo di interruzione di invio. Un limite massimo di interruzione? Un limite massimo, esatto, che sono i 30 giorni. Ah, ok, questo non quindi l'avevo capito. Quindi se è rotto, no, non l'ho detto io prima, scusi, no, non l'ho detto io, grazie a Roberto che mi ha ricordato. Grazie. C'è un limite massimo di pausa tra un invio e un altro. Ok. Per cui, prego. Quindi non è un problema se un gestore ha un operatore che arriva, che prende gli incassi dal distributore, un altro operatore in giorni successivi fa questo rilevamento, a loro non interessa, a loro interessano solo i dati. Cioè, se io gli incassi li faccio 4 volte, i dati li prendo una volta, a loro non frega niente. No, non ho capito. Infatti, cioè, non puoi. Prelevi e vai. Cioè, i dati vengono prelevati e inviati. Date un secondo che. Chiedo scusa, un'altra domanda. Esiste un'app per il telefonino? Sarà predisposta una. Sarà predisposta. Sì. Nel caso entrano i ladri e rubano il sistema di pagamento. Fa denuncia come qualunque. Fai la denuncia che quella matricola, quel determinato distributore. Pasto che pregiudica la lettura dei dati. Anche.
anche. E questo è quello che dicevamo prima, si brucia la scheda del distributore, o lo sostituisco o lo posso riparare lì, però comunque in quel momento, se abbiamo questo limite massimo di 30 giorni, io posso dichiarare, cioè se io non mando dei dati per una... Poi ripeto... Se i dati risultano illegibili, se brucia la scheda i dati non risultano più leggibili. Va dichiarato anche quello, va denunciato il fatto che... Chiedo scusa, niente. Chiedimi che... Sì. È possibile? Salve, posso? Sì, prego. Okay. Visto che la maggior parte dei distributori verrà gestito dal sistema di pagamento... Perdoni, non l'ho sentito. Visto che la maggior parte dei distributori verrà gestito dal sistema di pagamento, nel sì. caso in cui una rendiresto, io arrivo operatore o tecnico, arrivo e la rendiresto è rotta e quindi non è leggibile il dato, non posso prelevarlo perché la rendiresto è rotta, a quel punto quel dato, che chiaramente installo una nuova rendiresto, il dato che va nel lasso di tempo dalla precedente rilevazione non lo avrò più. A quel punto che succede? Quando io vado a mettere una nuova rendiresto parto da zero. Parte da zero, e lì è un problema relativo legato anche... Devi segnalare il guasto e una parte che non vi ho accennato prima è legata al il passaggio tra la fase transitoria e la fase, quella che dicevo, successiva, quella che dobbiamo ancora definire nel provvedimento. Il passaggio da una fase all'altra, cioè il passaggio della sicurezza dei dati dal dispositivo che li preleva alla fonte, quindi al sistema master, chiaramente deve prevedere un certo lasso di tempo per permettere che il mercato non sia condizionato da questo tipo di normativa. Cioè, provo a spiegarmi. I distributori, i sistemi master oggi non hanno la memoria riscrivibile, ma se io non ho ancora il provvedimento che dice come deve essere fatto un sistema master con la memoria riscrivibile, devo aspettare che questo venga poi prodotto. Quindi io, fino a che non viene prodotto, compro master con memoria riscrivibile. Io devo avere il tempo di poter ammortizzare quei beni. Per cui noi stiamo chiedendo, per tutela anche del mercato e per cercare di lasciare il più possibile una naturale evoluzione del parco macchine, che tra la data in cui avrò a disposizione i nuovi sistemi master con il blocco dei dati, il blocco, la sicurezza dei dati alla fonte, da lì mi diano un determinato periodo di tempo che mi permetta quantomeno che mi permetta l'ammortamento. In questa fase, adesso perdoni, arrivo alla sua risposta, in questa fase però loro chiederanno, probabilmente questo non l'abbiamo ancora visto in questo primo documento, che i sistemi vengano implementati con dei passaggi tipo... Esistono, e qui Roberto correggimi se sbaglio, sistemi che oggi non danno, esistono sistemi che oggi al prelevamento dei dati cancellano i dati sulla memoria. Questi piano piano dovranno in un certo senso essere sostituiti con altri che possono mantenere i dati anche sulla memoria. Alcuni non danno il progressivo delle operazioni, per cui piano piano dovrà essere, secondo questo calendario che stiamo costruendo con loro, ma è una trattativa che stiamo portando avanti con l'agenzia, perché chiaramente anche loro hanno un problema legato ai tempi che gli impone il legislatore. È vero che noi abbiamo fatto inserire la normale obsolescenza, però anche loro non possono, sono in difficoltà, questo è quello che loro sostengono. Da un lato si può forse, dal loro punto di vista, capire, sono in difficoltà a posticipare un obbligo, perché voi vedete che il COMO sono obbligatori per i soggetti che effettuano cessione attraverso i distributori automatici, posticipare un obbligo di così tanto tempo, per cui noi abbiamo chiesto che il termine sia quantomeno quello dell'ammortamento di questi beni, per cui se non c'è il progressivo, ad esempio, nel suo sistema di pagamento, per un certo momento può essere
diciamo, accettato. Da una data in poi che non conosco ancora, più avanti sicuramente, non al 1 gennaio 2017, questo non potrà più essere utilizzato, quindi le chiederanno quantomeno di avere i progressivi del, se si è rotto si fa una denuncia di che il dispositivo si è guastato e si riparte con la numerazione o con la progressione dei dati successivi di quello nuovo. Allora, prevedo una moria di sistema di pagamento nei prossimi mesi? No. Credo sul portale, adesso questo non è del dettaglio, mi sembra che non è, dovrebbe essere sul portale, perché il portale poi dovrebbe diventare l'unico strumento di dialogo con loro, ma per una comodità vostra anche, perché sia l'unico strumento con cui voi dovete interagire con loro. Mi scusi. Non so se c'è. Posso? Prego, prego signora. Allora, da quei clienti dove ci sono dei distributori che non prendiamo incasso perché fatturiamo, dobbiamo segnalare anche questo all'Agenzia delle Entrate? No, questo non va a segnalare. Allora, quelli che vanno a fattura sono, se non hanno sistemi di incasso, non vanno nel, non rientrano in questa. Perché ci sono le fatture, giusto? Basta. Perché ci sono le fatture. Se si dovessero vendere delle chiavi master, cosa succede? Devono essere intestate al nuovo proprietario. Sì, chiave master che sono fatturate però. Che ma sono? Sì, è una cosa. Sì. L'Agenzia delle Entrate cos'è che chiede? Il conteggio degli scatti, cioè quanto va, quanto i distributori funzionano la moneta, quanto con carta, quanto con chiave. Se io vendo, se lei fa una fattura, sì. Se c'è fattura, niente. Se lei ha una fattura, allora quelli a vendita libera, se hanno una fattura, sì. In realtà lei non deve, a loro non dà la fattura. Questo è il documento. Come? Bisogna no. Mettere il codice sui distributori, no? No, su questi no. Per non cui, rientrano. Quei distributori dove il prodotto è fatturato, il codice non si mette e i dati non si prelevano, giusto? Cioè non viene. È giusto. Non, chiedo, guardo Roberto per chiedere conferma, ma è corretto. Se non c'è incasso. Questo l'hanno. Adesso sì. Aspetti che c'è il microfono. Sandro. Ci vuol fare una domanda? Per sistemi di pagamento che non hanno l'interfaccia. Vi chiedo scusa, non a tutte le domande riusciamo ancora a essere così precisi, perché non tutto è ancora completamente scritto. Ci sono, esatto, ancora domande che ancora loro non hanno, a cui non hanno risposto, e quindi questo, chiedo scusa, non è una. Mica. Protocollo di comunicazione con questi palmari e via dicendo, vanno solo con il sistema IRDA. Sì, noi abbiamo dei sistemi di pagamento. E non si sente però, Abbiamo dei sistemi di pagamento che non hanno l'interfaccia IRDA. Sì. E come facciamo a prelevare i dati dalla macchina? Purtroppo esistono dei fabbricanti che hanno cessato di produrre sistemi di pagamento e che non hanno interesse a produrre più o aggiornare i loro sistemi di pagamento. Al di là del sistema di pagamento abbiamo tutte le chiavette poi tra l'altro distribuite ai vari clienti. E, passando tra l'altro in questo periodo di transizione per poter non dover andare a comprare magari altri sistemi che poi non sono compatibili con le nuove con la fase 2 per non dover fare un investimento che poi non va bene lo stesso comunque doverlo fare un nuovo investimento, come dobbiamo comportarci? Cioè si possono prelevare i dati solo con questo sistema IRDA o solo IRDA Bisogna prelevare i dati IRDA, cavo, chiavetta. Anche col cavo posso prelevare i dati. Sì, l'importante è prelevare i dati e che i dati vengano prelevati da un dispositivo che sia in grado di legarsi ad una rete e di inviarli. Perfetto. Ma il cellulare non va a collegarsi col mio sistema di pagamento. E in questo momento non esiste. Poi il produttore di sistemi di pagamento non li fanno per tutti. Aspetta. Esatto.
Volevo chiedere se in questa fase, dove comunque andranno fatti degli investimenti per aggiornare i sistemi, specialmente per quelle gestioni, come diceva il signore, che hanno dei sistemi non adatti o comunque dove non è prevista la chiave, soltanto la moneta, se saranno previsti anche degli incentivi o degli sgravi per poter... Allora, tutto quello che poteva fare e che poteva essere fatto lo abbiamo fatto, non abbiamo lasciato niente di intentato e abbiamo chiesto pure la possibilità di riavere un credito d'imposta. Ora, voi sapete benissimo come è messo lo Stato oggi, per cui chiedere è lecito, poi dopo loro rispondono sempre in modo molto evasivo. Chiedere l'abbiamo chiesto, adesso avremo anche a breve un incontro sempre a livello istituzionale per capire se è possibile e come avere questo tipo di credito. Vi faremo sapere a breve che cosa avranno accettato, se ci daranno questa possibilità. Ripeto, tutto quello che poteva essere fatto, anch'io, però non volevo dirlo. Volevo chiedere una cosa. Alla fine è auspicabile comunque avere in ogni caso un gestionale per supportare il discorso dell'anagrafica, perché le spiego, il discorso qual è? Che molti... diciamo, produttori di software dicono che se voi non avete un gestionale, vi appoggiate esclusivamente al portale, diventerebbe difficile riuscire a gestire una quantità enorme di dati su un sito alla fine, un portale che comunque potrebbe bloccarsi, su cui magari, mentre invece un gestionale potrebbe permettere un invio, così ci è stato detto, io dico quello che, un invio automatico di tutti i dati, cioè uno lavora sul gestionale e poi con un unico invio invia 1000, 2000, 3000 dati, ecco questo volevo capire, secondo Confida, insomma è meglio averlo? Allora, sul meglio o peggio, questo io non entro nel merito, le posso dire che non è strettamente obbligatorio. Non è obbligatorio. Non è obbligatorio. Esatto. Guardate che sia telematico. Ancora? Dipende, cioè se lei non ha sentito ancora, se lei non ha un gestionale, adesso io non so, però l'azienda che non ha il gestionale, se fino ad oggi non ha sentito il bisogno di avere un gestionale, vuol dire che probabilmente riesce a gestirli in altro modo. Ripeto, stiamo parlando di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica, la carta e la penna non vanno più bene, vanno, sicuramente deve essere utilizzato quantomeno un computer, questo sicuro, poi che questo computer abbia un software gestionale non è obbligatorio. Domanda, sì. Identifico subito i distributori che ho anche a magazzino? No, quando... installato. Installato, sì. Però se devono essere pronti per un utilizzo anche... diciamo non previsto immediato, sarebbe meglio che fossero già registrati, avessero già il barcode. Mi quantifichi l'immediato, cioè nel senso, io devo compilare solamente una pagina di un sito web, ripeto non so ancora come, no, sia, perché se aspetto che mi mandino il barcode io potrei anche chiederlo e dire è immediato l'invio del QR code. Cioè, in qualsiasi momento tutte le macchine a magazzino, se devono uscire la mattina presto, io posso fare la richiesta. Sì, lei fa la registrazione. Quando lei schiaccia, mi immagino, perché ripeto non esiste ancora. Questa è la speranza. Mi immagino che quando lei schiaccia ok, invia, la risposta è un'etichetta con il QR code relativo a quell'invio. Basta. Sì, ok. Ok. Domani questo incontro c'è ancora, quindi se qualcuno ha altre domande può venire ancora domani alle 4. Ripeto, se posso volentieri, non a tutte le domande si può rispondere, perché appunto anche loro domani si scrigna, non adesso. E grazie a voi. Grazie.